all'Ecofondo di solidarietà per sostenere i lavoratori colpiti dalla crisi. Stefano Fumagalli. Un lavoratore su quattro in provincia di Lecco ha di recente avuto accesso alla cassa integrazione e secondo le stime della CISL nel territorio sono state autorizzate qualcosa come 50 milioni di ore di cassa, numeri mai raggiunti nemmeno con la crisi del 2008. Un tracollo che non risparmia uno dei territori economicamente più solidi d'Italia. Lecco è tra i 10 capoluoghi con il reddito più alto. La reazione passa dalla solidarietà, da un fondo che ha già raccolto quasi 7 milioni di euro. Abbiamo dato avvio a questo fondo di contrasto alla povertà, alle povertà. Infatti le povertà sono quattro e riassumono i bisogni delle persone, il bisogno abitativo, educativo, lavorativo e alimentare. E da poco l'emergenza è finita sui tavoli della prefettura, indicatore di quanto la crisi sul territorio sia profonda. Questa emergenza sta facendo scivolare nella povertà fasce di popolazioni che prima pensavamo fossero tutelate. Con una grande incognita, lo sblocco dei licenziamenti e degli sfratti potrebbe a breve trasformare la crisi in un problema di sicurezza. Queste situazioni possono esplodere da un momento all'altro, quindi massima attenzione e nessuno deve essere lasciato solo, deve essere lasciato indietro.